Ho deciso di presentare una mozione in aula perché penso che sul delicatissimo ed importante tema del gioco d'azzardo ci sia bisogno adesso veramente di venire fuori, di venire alla luce. Purtroppo i numeri nel nostro paese sono davvero raccapriccianti e sono soprattutto numeri non sostenibili. Migliaia di giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni giocano d'azzardo, per non parlare poi degli over 65 che abitualmente si dedicano alle lotterie istantanee, chiamiamole così. Ecco perché penso che nel nostro paese ci sia la necessità di rivedere la legislazione dell'intero comparto. È importante fare dei distinguo, fare delle differenziazioni. Innanzitutto, e questo è un primo punto della mozione, chiederò una distinzione fra quelli che sono i giochi cosiddetti di intrattenimento e di abilità rispetto a quelli che sono proprio dedicati all'azzardo in senso stretto. E dunque mi riferisco alle slot machine. È vero che noi dobbiamo tutelare e garantire il diritto al gioco, ma dobbiamo nello stesso tempo tutelare e garantire anche migliaia di famiglie che cadono in un abisso profondo, che è quello della ludopatia. Questo è un settore nel quale si insidia molto spesso anche la criminalità organizzata, ad esempio nelle forme dell'usura e dello strozzinaggio. Poi c'è bisogno in maniera costante e precisa di improntare campagne più dettagliate di prevenzione e di informazione. Sarà fondamentale luogo il lavoro, soprattutto delle aziende sanitarie locali, ma sarà dirimente anche l'impegno di tutte le associazioni nazionali che in genere animano tutti quelli che sono i luoghi di incontro e di confronto. Ecco, questi alcuni segnali che saranno presenti all'interno della mozione, che è ovviamente un primo punto di partenza sul quale mi auguro che si possa trovare la più ampia convergenza parlamentare, perché qui non è in gioco la politica, ma il destino veramente di migliaia di famiglie che una volta cadute nell'abisso dell'azzardopatia non riescono più a venirne fuori.